disporremo di quei soldi. E quando lo troverà, prima devo vedere i suoi movimenti. Quindi quando lo troverà, io sarò pronta a darglieli. Ecco, mi chiami al cellulare, per favore. D'accordo. D'accordo. Perfetto. Vado via. Vada via. Buonasera. 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 Però hai visto che razza di personaggio? Mamma, cos'è successo? Ho provato a camminare, tesoro caro, ma non ci riesco. Muoviti, aiutala, cosa fai l'impalata? Non fai mai niente se non lo c'è. Appoggiati a me, non preoccuparti. Non posso. Che buono che è. Buongiorno. Se vuol dire buongiorno, paralitica come si tutto per dire. Coraggio, mammina, coraggio. Non essere così melodrammatica. Non essere crudele. Ci potete servire, per favore? Scusate, permesso? Ora puoi lasciarmi. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Sto cercando Florencia. Ah, in camera sua. Vuole parlare con lei? Io chiama. Grazie. No, non ci sono scuse. Non ci sono scuse, te l'avevo detto chiaramente. Non volevo che andassi alla sfilata. E invece ci sei andata. Problemi? Sì, certo, stiamo parlando della sfilata di ieri sera. Ma cosa potevo fare? Mancava una ragazza e Facundo mi ha detto dai, sfila. Adesso io sfilavo. Basta, è Facundo un corno. Adesso dai più retta a quel pagliaccio che a me. Scusami, ma quel pagliaccio è molto più simpatico di te. Ma io sono tuo fratello. E allora? Vuoi mandarmi in collegio? Ci manca solo questo, non esistono più i collegi. Ne sei formato o no? Non provocarmi, perché ne trovo uno. Ah, certo, e già che ci sei, dato che non ti fidi di me, mettimi lui come carceriere. No, mi dispiace, ma io ho molto lavoro, per non posso. Per favore no. Non è una cattiva idea. Ah, certo, che mi segua tutto il giorno, che sia sempre con me, come un'ombra. Ma siete impazziti, che vi prendo? No, non puoi, Federico. Sì che posso, certo che posso, no. Si può e come. Da oggi in poi non farei un solo passo da nessuna parte. Se Mattias non viene con te, sarà il tuo angelo custode. Grazie. Permesso. Come sta, signorina Delfina? Non mi vedi? Per colpa tua mi dovranno amputare il piede. Le dovranno... Cosa? Cosa? Che cosa vuoi? Cosa? Cosa? Che cosa vuoi? Ecco, hanno portato questo. Hanno portato questo per lei. Che cos'è? Non lo so, legga... un telegramma! Non mi dica che è già Natale. Come sei tonta? Sei proprio tonta, eh? No, sicuramente saranno gli auguri per il mio matrimonio. Ah, veramente? Si sposa? Mi permetta di farle gli auguri, complimenti. Era ora, signorina Delfina. Ma tu che cosa vuoi? Che mi ingessino anche il braccio, domanda? Sì. Ecco chi. Fuori di qui. Fuori di qui! Va bene. Mi scusi, era solo una domanda innocente. Ti sento così vicino a me, piccola. Ti ricordi che ti chiamavo così? A presto, piccola mia. Tuo per sempre, Lorenzo. Aia! Guarda che meraviglia! Sì, sono belle. Sono le foto più belle della sfilata. No, è dipeso molto anche dai vestiti. Sì, certo, è chiaro, ma... bisogna anche saperli portare. E tu l'hai fatto alla perfezione. Ah, grazie. Guarda la strega, poverina. Ha preso una storta. Mi fa una chi pena. Chi lo sa? Forse quello era un segno. Un segno? Sì. È strano che tu creda ai segni. Guarda poi che cos'ho. Ho tutta la collezione di amuleti. Ho amuleti per tutte le occasioni. Ah. Per esempio, questo è perfetto per vincere il panico da sfilata di moda. Ah. Sì. Non sapevo che fossero così specifici. Sì, sono specifici perché ognuno li adatta a sé. Io ho messo questo qua ed è andato tutto bene. Hai visto come ho sfilato benissimo, certo. Ed è stato tutto perfetto? Ma sai perché ha funzionato, no? Ha funzionato per te. Perché sei bellissima, affascinante. No, Facundo, no, perché... Perché? Perché no, perché siamo qui in camera mia e Federico si potrebbe arrabbiare. Ma smettila, basta con tutte queste storie. Io per te sono capace di affrontare mille pericoli. Molto più grandi di Federico. Che cosa è stato? Niente. Un pipistrello? Sì, no. Sì, l'ho sentito! Flor, possiamo parlare? Ma Flor! No, non se ne parla più. Ti accompagna fino alla porta della scuola. Va bene, e già che ci siamo mi compra la cioccolata e mi fa le treccine. Attenta, la bambina ha ragione, ma ehi, dai! Ehi, che bambina?
Vedi, ha ragione, non è più una bambina, può benissimo prendere un taxi. Non può prendere un taxi perché non posso fidarmi di lei, ti prego. È un favore personale, portala tu fino a scuola. Perfetto, la porto io. Sei un bel tipo, Federico, eh? Che tipo? Andiamo? Non perderla di vista. Ciao. Ciao. Come va? Ciao. Mercedes, come stai? Salve. Meno male che sei riuscita a venire, che fortuna. Sì, sono venuta perché ieri è caduta la linea. Sì, certo, io ieri ho cercato molte volte di chiamarti. C'è stato un inconveniente, ecco. Ma perché tutta questa urgenza? Perché questa urgenza? Perché io ho bisogno che tu sia sincera con me e che tu mi risponda. Che tipo di relazione hai al momento con Facundo? Beh, molto semplice, Facundo. Tutto questo non è giusto. Dimmi che cosa impedisce a noi due di stare insieme. Facundo, io ti voglio bene, ma... Giù le mani dal padre di mio figlio, hai capito? Che? Cosa? Cosa sta cercando di fare? Lui è mio marito, lo sai? Che cosa vuoi?